Rieccoci nell'isola, rieccoci nell'isola. Aspettiamo il Malone, ci venga a prendere mio fratello Malone. Bello, bello! Come stai, Acchio? Sapete ragazzi qua? Allora? È arrivato. Terzo anno. Questo è un uomo vero, ragazzi. Vince due, senza quattro. Esageri sempre, ma no. Cioè, la mia vita è estrema, però. Le persone speciali sono così. Hanno una vita estrema e... Nuova serie di Max, canale 52. Malone al limite. Ha una domanda, come lo fai? A un livello di farlo così estremo. È un misto di tecnica, eleganza, passione, costanza. Ci sono tanti elementi per arrivarlo a farlo così. Ho la testa rotta. Direzione Amnesia. Quindi Amnesia, ci siamo nel luogo. Amnesia, Amnesia nel posto, Malone nel posto. Amnesia, Amnesia nel posto. Amnesia! Detonato. Raga, ditemi voi se è possibile. Guardate dov'è Malone. Sono le 6:20, la serata sta continuando lì dentro. Io non so se ne ho ancora. Il grande taxi, aggiornamento taxi. Giorno 2, già lo sai del giorno 2. Giorno 2, siamo arrivati al resort in cui lavora Malone. Lui adesso è dentro a fare una riunione. Dopo probabilmente ci sarà un po' di spiaggia, un po' di cibo. Che bellezza. Tranquillo, mamma che sto shakerando. Oh, shakerando.
applaudito, forse hanno finito la riunione. Chissà se qua in Spagna e Ibiza applaudono quando finiscono le riunioni del lavoro. Ok, gli applausi non erano per Mala, quindi immagino che stia ancora facendo la riunione. 40 minuti dopo aver sentito gli applausi posso ufficialmente dire che non erano per il Malone. C'è appena stato un altro applauso. Speriamo che questo sia quello buono. Cala e scondida. Oh mio Dio, ma qua volo via. La mia tecnica individuale, ragazzi. Non so che tu pensi io sia, in realtà non è l'altezza della fantasia. Ho certe idee che mi accarezzano e che scaccio via. Spacca tutto, io spacco il letto, bro. Malone rimane a casa, bella bro. Ci vediamo domani mattina. Stay tuned, ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Bella per il gladiatore, bella lì. Allora, sei sopravvissuto la giornata di oggi? Io, è stato allucinante. Eccoci qua, direzione Pacià. Va bene, direzione Pacià, ragazzi. E il viaggio continua. Non ci si ferma un secondo. Due di notte, si va. Siamo nel posto. Ho 8 serate a settimana, te lo giuro. Non riuscivi a dire di no, perché poi figa, le discoteche che ci sono qua non ci sono da nessuna parte. Questi lavori li vedi solo qua. È troppo frenetico, raga. Non lo so. Raga, sono le 3 di notte e dentro al Pascià c'è un mercatino di vestiti. Al terzo piano, no, al secondo piano, sul tetto della discoteca. Ma com'è possibile? Sta rega, come se non bastasse, stanno anche tatuando. Cioè, raga, dentro una discoteca si stanno tatuando, stanno vendendo vestiti. Oh! Casa del Malone, sperando che ci arrivi. Sono completamente da solo perché il pastino è andato con una ragazza, quindi il boliviano ha fatto chiusura da solo. Come sta? Allora, ragazzi, alle mie spalle c'è l'alba, di fronte a me tra un bel po' c'è casa di Mala e...
adesso è stato Ibiza. Non è? Sette, quasi le 7 del mattino. Mi sto dirigendo verso casa del Malone. Devo prendere sigarette, cartine e filtri. Tre cose. Guarda lì, yo! Raga, fa un caldo micidiale. Sto sudando. Ben ritrovati, giovani boliviani. Buongiorno. Buongiorno. Dalla Bolivia spagnola, terzo giorno. Questo è quanto. Addio. Andiamo a prendere un zumo e una tostata. Stiamo sudando, stranza? Un po'. Io nel Malone, nel posto proibito. Non si dice dove siamo. Ok, il Malone è andato. Starò qui un'orettina e poi vediamo. Dopo più o meno 17 innamoramenti di fila, mi muovo verso nuove zone. Vado un po' a esplorare. A presto aggiornamenti. Direzione Playa del Bosa. A presto aggiornamenti. Playa del Bosa. Allora, nel posto in cui dovevo andare mi hanno posticipato l'appuntamento e quindi niente spoiler. C'è stato un fortissimo sbalzo temporale, siamo qualche ora più avanti dall'ultima clip. La cosa che dovevo fare, dicevo nell'ultima clip, è stata fatta, ma lo farò vedere più avanti, domenica. Devo valutare cosa fare stasera, al prossimo aggiornamento. Qua si vaga senza una meta, in attesa di una risposta del pastino. Ovviamente andrò a casa, mi doccerò, mi cambierò e tornerò qua. Comunque continuo ad innamorarmi 15 volte al minuto. Ibiza non è cambiata in questi 2-3 anni. Non ho la più pallida idea di cosa stiano facendo. Content, solo content. Carissimi, eccoci ritornati. Dopo una giornata e una serata di sole, incertezze, dubbi e programmazione, all'alba delle 3:30 mi sono deciso di andare al Pascià. Si tira avanti, si fa 3 su 3, 3 serate su 3 sere. Considerazioni sulla serata. Marco Carola 10+, chapeau, fortissimo, troppo forte, ok, anche meno Marcolino, Carolino,
secondo punto della serata. Hanno provato a pull-upparmi le collane, hanno provato proprio a strapparmele, rega, da dietro. Mi sono sentito prendere così. What the fuck? Dove sono? Rega, ma veramente spaccato troppo. Marco Cala, Marco Carola, mio padre. Ciao. Carissimi amici, il quarto giorno inizia alle 8 di sera. Sì, inizia alle 8 di sera. Non mi sento in dovere di dare spiegazioni per questa giornata buttata. Non le darò, infatti. Stasera, adesso vado a mangiare un deliziosissimo McDonald's spagnolo. Spero di trovare il mio amato CBO. Italia, non so perché hanno deciso di non farlo più da anni. Panino tritolo, e secondo me qua in Spagna dovrebbe esserci, quindi andiamo a vedere. Il miglior panino che il Mac mondiale abbia mai creato. Aggiornamento, stiamo andando verso casa del pastina e i pasti sta arrivando. È rinato. Bello. Bello, bro. Diebo, ste scale, avere 20 anni e sentirne 70. C'è un cartello per i gatti, no, colonia felina, ma in che senso? È sterilizzato, ricontrollato. Bisogna stare attenti ai gatti, bro. Ora, direzione casa di Mala. Poi vediamo. Vediamo se stasera ci scappa la mattata oppure faccio il bravo. Allora, è passato un po' di tempo dall'ultima clip. Hanno deciso sul da farsi questa serata e proveremo ad andare a Lai. Suona Black Coffee. Ennesima serata devastante, ennesimo locale devastante, tre sale di cui una in bagno, due giardini, una terrazza, uno scivolo nella terrazza, delle tende in cui incistarsi con le tipine, dei privé gratis in cui incistarsi con le tipine. È delirio, raga, c'è tutto, è tutto bello. Ya chavalito. Giorno 18. Giorno 5, percepito 10. Per qua con le palme, la Siri, la 6. Bene, sì, è l'ultima giornata, la dedichiamo a un bellissimo
Milano. Ha un bellissimo tatuaggio. Speriamo di trovare un bel disegno da fare e ci portiamo a casa qualcosa di indelebile. Ci proviamo. Shout out to Marcello Loco Tattoo, ha fatto un ottimo lavoro, sono abbastanza soddisfatto. Ci andiamo a incontrare il pastino e poi prendiamo un taxi e andiamo. Direzione lavoro di Malaga. Andiamo a vedere un po' dove lavora il ragazzo, cosa fa. Gigino. Comunque è l'ultima sera, questa è l'ultima sera. Boh, domani sarò mega depresso, ma vediamo di godercela. Bella bro! No, bisogna seguire. Una bella settimanina qui ci starebbe di brutto, vista e sfedrata. Questo è il posto perfetto per portare l'amore della propria vita. Cosa ne pensi? Mi dai ragione? Sì. Bisogna portare l'amore della propria vita. Sì, perché sennò non ne vale la pena. Sì, qua si viene con la donna dei propri sogni. Piccole considerazioni con la danza. È stata alquanto intensa l'avventura, tratti folle, ma andava fatto. Guardatevi questo tour di 3 o 4 locali in Ibiza. Se volete vedere le spiagge e la parte naturale, guardatevi i video dell'anno scorso. Wow, guardateli, Ibiza 2022 è andata. Speriamo di vederci l'anno prossimo. Anzi, fanculo stronzi.